Ciao a tutti e benvenuti. Oggi volevo farvi vedere come ho confezionato questi coffer candle e altre candele che potrebbero essere un'idea per fare dei pensierini, visto che siamo anche sotto Natale, magari personalizzandole con dei colori, dei profumi, con degli addobbi particolari. E quindi vi faccio vedere il procedimento che ho adottato. Allora, queste sono delle mini candele. Ma ho fatto anche un video su come preparare degli stoppini. È abbastanza semplice. Io preferisco gli stoppini che faccio io, a dire il vero, rispetto a queste candeline perché sono molto piene di cera. Comunque, lo strutto, perché lo strutto? Sapete che ho un canale di sopravvivenza, quindi lo strutto mantiene moltissimo la fiamma per molto molto tempo, molto più della candela, quella normalissima, le candele stereatiche bianche che si usano normalmente, e quindi è un ottimo combustibile sia come illuminazione naturalmente, ma anche per fare dei fornelletti di emergenza. Io ora sto preparando la base dello stoppino, prendendo della carta di alluminio e facendo appunto una base nella quale inserire lo stoppino. Naturalmente vi farò vedere anche gli errori che ho commesso in maniera tale che evitate di farli anche voi. Quindi ho messo la colla a caldo sulla base dello stoppino e vado ad incollarlo alla base del mio vasetto. Come vedete, c'è il buchino dove io poi posso inserire il mio stoppino. E mentre preparo questi stoppini, vi voglio innanzitutto dire dov'è l'errore. L'errore è che non avevo considerato che lo strutto si scioglie, lo devo sciogliere perché lo voglio colorare, lo voglio anche profumare. Automaticamente mi va anche a sciogliere la cera che è intorno a questo stoppino, quindi deve essere uno stoppino, chiaramente deve essere rigido, ma non in questo caso non queste candele che ho usato io, perché sono piene piene di cera. Vi farò vedere poi nel corso del video l'errore. Lo strutto è molto molto economico. Questo l'ho pagato mezzo chilo di strutto, circa 1,59 euro se non erro, e si possono fare veramente tante cose, oltre che preparare anche una candela di emergenza. Perché dico questo? Perché lo strutto, a differenza dell'olio, ad esempio, ho fatto dei fornelletti di emergenza con l'olio esausto, l'olio chiaramente è liquido, quindi è più fastidioso portarselo dietro rispetto allo strutto, che non si scioglie facilmente. Diciamo che a 40 gradi diventa più molle, ma non si scioglie. Bisogna metterlo sulla fiamma, quindi dobbiamo raggiungere almeno 60-70 gradi affinché diventi liquido. Ecco perché è molto più maneggevole da portare con sé e utilizzarlo. Io vi faccio vedere adesso questi due pentolini che ho preparato. Perché? Perché in uno vado a sciogliere lo strutto e nell'altro invece faccio il colore praticamente, perché vorrei fare delle candeline colorate. Le possiamo fare anche a strati o solo monocolore con una sola profumazione, oppure che ogni strato ha la sua profumazione. E qui dipende tutto dalla fantasia di ognuno. Quindi questo è lo strutto che si è sciolto e adesso ne vado a prendere una parte per poterla colorare. Quindi la coloro con dei pastelli a cera. Quindi scelgo il colore che preferisco. Naturalmente io vado sempre sui miei colori preferiti, che sono dal lilla al viola all'indaco. Si scioglie molto, molto velocemente, non è necessario riportarlo sulla fiamma. Naturalmente, se si è raffreddato lo strutto, bisogna riscaldarlo un pochino. Però vedete, si scioglie abbastanza facilmente. Chiaramente potete fare anche delle candele totalmente bianche,
magari con un po' di olio essenziale per profumarle, e nel momento in cui appunto si raffredda diventeranno completamente bianche. Si possono inserire all'interno della candela anche degli addobbi. Quello che voglio dire è questo: normalmente le candele non bisognerebbe mai inserire all'interno del materiale secco, tipo il potpourri o dei fiori, eccetera, perché possono prendere fuoco. Quindi queste sono candele, così magari può darsi che non verranno mai accese, ma può darsi che verranno anche accese. Quindi in tutti i casi la fiamma non va lasciata mai una candela, in questo caso non va mai lasciata incustodita. Quindi ci tengo a dire il discorso che all'interno delle candele che si fanno a casa almeno, non sono proprio consigliabili i materiali secchi. Ecco perché, soprattutto quando si tratta appunto di cera o anche in questo caso di grasso, le temperature che si raggiungono sono comunque elevate. Ecco, vi faccio vedere qual è il problema della candela. Per il momento ancora non si è sciolta perché non ho raggiunto, diciamo, la candela, ma questo stoppino non va bene. Per cui adesso farò il secondo metodo, che è quello che io poi consiglio quando si tratta di candele di strutto. Allora, adesso io, come vedete, sono andata a mettere un attimo nel congelatore il primo strato di colore, e ho fatto poi il secondo strato di colore con il rosa, che è molto carino. Allora, scelgo poi le profumazioni. Io sto cercando di mettere profumazioni diverse a secondo gli strati, tipo ad esempio cannella, sottomesso la lavanda, e in maniera tale che man mano che brucia, anche se dureranno moltissimo, durano molto di più delle candele di cera, man mano che brucia sprigionano questo profumo, appunto dell'essenza che abbiamo messo. Naturalmente io sto mettendo gli oli essenziali, sono un pochino più costosi. Ci sono dei prodotti che sono nei boccettini come gli oli essenziali, ma se guardate dietro ci sono tutte le indicazioni che non sono assolutamente oli essenziali. E vanno benissimo per profumare le candele. Chiaramente io sto facendo con gli oli essenziali perché se si accende una candela fatta con olio essenziale, il profumo che emane è, diciamo, non dà fastidio alla respirazione, non dà fastidio se abbiamo dei bambini in casa. Ecco perché preferisco usare gli oli essenziali. Però siete liberi di usare anche quelle profumazioni che costano circa 1 euro dai cinesi. Ho rifatto il passaggio nel congelatore, così faccio un ulteriore strato questa candela, e questa candela la faccio quindi di 3 strati. C'è il viola, il rosa e il rosso. Anche qui vado a inserire qualche goccina. Possiamo fare una candela, ad esempio, dedicata al relax, quindi con l'arancio dolce, ad esempio, con la lavanda, che è molto profumata. Possiamo fare una candela con l'eucalipto, la menta, con il limone. Ecco, diciamo che questo dipende un pochino dai gusti. E adesso vi faccio vedere anche questa idea. Se avete delle tazzine spaiate, insomma, che volete buttare, io ne ho buttate un sacco, però queste due erano conservate in un mobile, sono un tè a tè probabilmente, perché sono solamente due, erano nuove, però sono orribili, cioè sono brutte, quindi io non le voglio buttare perché mi dispiace, e allora ho deciso di farci questa cosa. Di farci delle candele un po' particolari, perché userò anche il piattino e vi farò vedere nel corso del video. Allora, ho messo anche della polvere di caffè, perché nel momento in cui si accenderà la fiamma e sprigionerà anche questo profumo, poi vado a mettere anche qualche goccia di olio essenziale. Quello che c'è da procurarsi, naturalmente, oltre alla materia prima che è lo strutto, dei pezzetti di cera, che diciamo un pacchetto costerà 1,50 euro più o meno, dei vasetti di vetro che costano questi 30 centesimi, poi tutto ciò che
di riciclo possiamo trovare in casa, ad esempio dei pezzi di stoffa per poter abbellire il nostro vasetto, il coperchio del vasetto, dei fiori secchi, del potpourri, anche dei fiori di plastica, insomma, tutto ciò che magari abbiamo che possiamo sfruttare. Come vedete, sono andata a inserire ad esempio in questo caso la candeletta, ma può essere anche lo stoppino, ma magari ci facciamo accompagnare da uno stuzzicadente. All'interno della candela, questo è il sistema che io quindi vado a consigliare se si fanno le candele con lo strutto. Ed ecco le mie coffee candle, praticamente vado ad attaccare con la colla a caldo la tazzina sul piattino. Naturalmente poi se la tazzina è bianca come in questo caso è bruttina, possiamo anche, se abbiamo dei pennarelli indelebili, possiamo anche colorarla, di fare dei disegni o anche delle dediche. Siamo a Natale, possiamo scrivere anche semplicemente buone feste. Io ad esempio ho qualche chicco di caffè e lo vado ad attaccare sulla mia tazzina. Ecco le candele che sono state all'interno del congelatore. Ho fatto su di questo un altro strato bianco, cioè non l'ho colorato praticamente. Qui ho preso questo materiale che è molto molto pratico da tagliare da questo aspetto rustico, perché a me piace moltissimo, a dire il vero, dare l'aspetto rustico alle candele. E quindi tutto il materiale che uno ha a disposizione, della raffia, dei cordini, dei fiori secchi, insomma anche della frutta secca, ecco, tipo ad esempio le arance, i limoni. Nel mio caso sono troppo grandi, quindi non andrò ad inserirli. Adesso vado ad attaccare praticamente questi pezzi di juta, che ho tagliato, sul coperchio. Quindi vado a coprire il coperchio, naturalmente anche un pezzetto di stoffa colorato di riciclo, insomma, che non certo bisogna strappare una camicetta, ma di riciclo può essere anche ad esempio un pezzo di un jeans vecchio, vengono molto carine anche le candele confezionate con il jeans. Ecco, e questo è l'effetto della nostra candela. Adesso vado a mettere appunto qualche nastrino, qualche altra cosa per abbellirlo e vi faccio vedere man mano, perché altrimenti il video diventa troppo lungo e noioso, perché a questo punto penso che abbiate capito, diciamo, quello che volevo ottenere. Quello che volevo ottenere era un regalo, vogliamo fare comunque un pensierino, chiaramente un pensierino deve essere un pensierino, quindi qualcosa che non abbia un costo elevato, ma che sia comunque originale. La candela, come può essere anche una saponetta, e farò magari altri video in merito, sono delle idee molto carine. Se le personalizziamo, se le rendiamo più per l'occasione, in questo caso, anche se siamo a Natale, io non ho fatto candele natalizie. Perché magari le candele natalizie si tengono lì come soprammobile nel periodo natalizio e poi non servono più, magari si tolgono. Invece in questo caso è sempre carina tenerla su una mensola, ecco, la candela. Ed ecco il lavoro finito. Ho messo un po' di materiale, il potpourri, lì c'è la della lavanda fresca che comunque si essiccherà,
Questa è la tazzina. Il cucchiaino sembra un cucchiaino d'acciaio invece di plastica. L'ho recuperato, li avevo lavati e conservati da una festa, per cui questo è tutto materiale di riciclo. Come vedete, quell'altro stoppino, quello bianco, invece è uno stoppino normalissimo di candela che ho fatto io. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi aspetto al prossimo. Ciao!